universalmente riconosciuto come uno dei maggiori capolavori della scultura etrusca in terracotta, tra i più noti al mondo, simbolo della città di Tarquinia, sito UNESCO, e da oggi anche emblema della valorizzazione dei beni culturali italiani, i cavalli alati sono di nuovo esposti all'interno del Museo Archeologico Nazionale della città tirrenica, nello stesso spazio rinnovato nell'allestimento che l'accolse dopo il ritrovamento fatto nel 1938 dall'archeologo Pietro Romanelli sui resti del grande tempio dell'Ara della Regina nel sito di Pian della Civita. Un evento simbolico, ma importante sotto il profilo della rivalutazione del patrimonio archeologico nazionale come motore trainante di sviluppo e non solo in termini di immagine, al quale ha partecipato anche il ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, per testimoniare che, tra gli indirizzi principali dell'attuale governo e del dicastero che rappresenta, vi è quello di mettere la cultura al centro di tutto, riconoscendone il valore prioritario per l'Italia quale fonte di crescita economica, di turismo e di occupazione. All'incontro, che si è svolto a Tarquinia all'interno del Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Archeologico, diretto dalla dottoressa Maria Gabriella Scappaticci, hanno partecipato anche il presidente della provincia di Viterbo, il sindaco di Tarquinia Mauro Mazzola, l'onorevole Giuseppe Fioroni, il soprintendente per l'archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale Alfonsina Russo Tagliente, il presidente della Fondazione Etruria Mater Silvia Grassi Pottino e l'ingegnere Giuseppe Molina, responsabile Generazione Energia Elettrica Italia per Enel. Il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, lo voglio sottolineare,
ammorba ingressi in incremento negli anni, come ci può confermare sicuramente la sovrintendente qui presente. Ciò forse dipende proprio dalla peculiarità, dal valore e dal fascino dei capolavori più ospitali, che abbiamo visto poc'anzi. Primi fra tutti i Cavagnavari. La stima che le rivolgo, signor Ministro, è perché so che lei ha voluto rimettere, e sottolineo rimettere, la cultura al centro di tutto, a differenza di qualcuno di altri che l'hanno preceduto, riconoscendo il valore per l'intera nazione quale fonte di crescita economica e di sviluppo, e non solo. La ringrazio ancora per la telefonata intercorsa quella sera in cui mi comunicava il clamoroso ritrovamento del Dio mio e del suo manifestato impegno nel voler ricondurre la rara opera nel suo territorio di origine, quindi nel comune di Tarquinia e nel museo nostro. Il rientro di Dio mio merita di essere celebrato con magnificenza e questo implica la necessità di creare un decoroso investimento della sala che andrà a costruire un bene così prezioso. E qui arrivano le richieste. Il Comune collabora attivamente per preservare il patrimonio, per renderlo fruibile. Ma è stato visto, difatti, tra i vari interventi posti in essere dalla mia amministrazione, all'opera dell'abbattimento del barriere architettonico attraverso la realizzazione di uno scivolo per disagio, ubicato all'ingresso principale del Museo del Museo. E non solo fa capo di quando si è. Ma il Comune la solo non può più facile, perché gli ulteriori tagli prodotti dalla legge di stabilità tengono molto arduo far quadrare i conti e le singole risorse ci sottopongono a consigli di fiosta e di niente che dobbiamo fare alla sua tendenza, non so. Le chiedo pertanto con benevolenza un contributo per poter predisporre una sala con idonei appuntamenti propizi all'accoglienza della sala e finalizzati ad accrescere il portale d'utenza. Il suo aiuto economico è fondamentale, in particolar modo per abbreviare i tempi che rischiano altrimenti protrarsi considerevolmente. E oltretutto è un'occasione ghionda, anche per me come Presidente della Provincia, un vestito come componente del direttivo nazionale del LUPI, che prima di concludere mi permetta come Sindaco e Presidente della Provincia di chiedere al suo governo, al governo che oltretutto condivido politicamente, un ascolto particolare a tutti i sindaci, a tutti i presidenti della provincia, per chi è quotidianamente fantaccino negli enti locali. In prima linea a battersi per accompagnare i servizi fondamentali alle utenze per riuscire a chiudere il bilancio, che non ci riusciamo, andremo tutti in sé. Chiudo l'argomento, questo mi scudo perché l'ho introdotto in questo momento, ma per il mio ministro è troppo ghiotto all'occasione. Sono certo che con il suo sostegno, unendo le forze, sarà possibile realizzare questo ambizioso progetto e il Dio Mitra troverà nel Museo di Tarquinia una degna collocazione, sicuramente questo museo siamo certi, così come quella che oggi destiniamo ai Cavagnavari. Grazie, grazie di essere venuto e grazie a tutti. Io a questo punto passerei la parola al sovrintendente dell'archeologia dell'Arcio e delle cure del Memorial Meridionale, la dottoressa Alfonsina Russo. Grazie dottoressa. Dove erano dagli anni 30,
assolutamente a quello che poi anche rappresenta l'opera fine, cioè sono una simbolo di identità culturale di questo territorio, no? Perché i cavalieri sono dappertutto, in tutti i carteggi, quindi è un simbolo veramente della, del questo territorio, di un'identità veramente e rappresenta anche una sintesi di una storia millenaria, una storia millenaria che questo territorio ha. Quindi un ringraziamento a tutti e voglio anche ringraziare tutto il personale della sovrintendenza, in particolare la professoressa della Stradici, il direttore del museo, l'architetto Gattara, il personale di vigilanza coordinato da Fabrizio Spada, un ringraziamento veramente alla loro passione, alla loro dedizione per il nostro patrimonio culturale. Io spero di non aver dimenticato nessuno, ringrazio anche l'onorevole Fioroni, il sindaco, l'amministrazione comunale con la quale veramente collaboriamo anche per la promozione e la valorizzazione della nuova produzione in Tarpina. Si conoscono gli impiegati, Tarpina si conosce insieme al CPR del 2004, quindi dobbiamo tutti impegnarci. Io mi auguro che così come i cavalieri spiccano il volo verso l'Olimpo, anche questo territorio possa veramente riacquistare intanto la consapevolezza di questo, del patrimonio che ha e che sia appunto questo patrimonio anche un elemento per lo sviluppo, per lo sviluppo e per la preparazione dei nostri giovani. Grazie a tutti. Che come già ricordato la dottoressa Russo sta svolgendo, l'ho ricordato anche a titolo personale, in qualità di delegato del sindaco all'interno della Fondazione Giulia Mater, un lavoro professionale fatto da tutta la Fondazione, in particolar modo dalla professoressa Silvia Grassi, che dedica molto del suo tempo con grande amore e con grande competenza alle attività di questa Fondazione. Molti dei presenti che conosco hanno avuto l'occasione di apprezzare la rassegna dei quartetti d'arte che abbiamo svolto già per le edizioni e tante altre iniziative messe in campo dalla professione e tante altre che verranno, non siamo certi di qui. Grazie ancora Silvia per tutto il lavoro che stai facendo. A te. Mi metto in piedi anch'io, anche se faccio fatica perché sono vecchietta. Allora, noi siamo veramente felici di avere qui oggi con noi il ministro Franceschini, ovviamente, l'onorevole Fioroni, il sindaco è anche il presidente della provincia di Livorno, l'onorevole Fioroni, il padrone di casa, il padrone di casa in generale e tutti voi. E siamo anche fieri di poter dimostrare il risultato di questa che, senza falsa modestia, riteniamo essere un'importante e utile realizzazione a cui la Fondazione ha contribuito con determinante efficacia, come è stato detto dagli altri, forse io non dovevo dire per voi. Il risultato che questa mattina voi vedrete e che noi riteniamo un po' straordinario è stato reso possibile dal fondamentale apporto di Eri, ovviamente, dalla collaborazione costruttiva e generosa di quanti vi hanno lavorato, devo citare la Limes, la ditta Lande, vi cito un po' a caso, la ditta Utile, la ditta Sacchetti, la ditta Paolo Sacchetti e forse qualcun altro che ho dimenticato in questo momento e di questo mi scuso. Ma si deve questo anche e soprattutto, come diceva la sovrintendente, alla capacità di cooperare tra i diversi, di cooperare con uno spirito, sembra stupido dirlo, ma è proprio un po' così, con uno spirito di servizio. Le cose si fanno non perché poi ce ne manteremo, non perché abbiamo dei piccoli incarichi, ma si fanno perché servono. Ecco, questo spirito ha animato tutte le persone, tutte le ditte, tutte le istituzioni che hanno lavorato a questa cosa. Devo dire, perché c'è il ministro, perché c'è l'onorevole Fioroni, perché ci sono tante persone che non ho mai visto e quindi non conosco, alcune piccole cose sulla fondazione. È una fondazione di giovani, è una fondazione di partecipazione, cioè una fondazione pubblico-privato, che conta 18 soci fondatori privati e comuni. Intende, spera, allargare.
cercare la partecipazione dei soci fondatori, perché devono muoversi in un'area più vasta, nell'area che potremmo indicare come l'Alto Lazio o come il Veneto. La fondazione ha come scopo strumentale la valorizzazione del patrimonio, patrimonio diretto antropologicamente. Noi ogni volta che parliamo della fondazione diciamo con un apparente paradosso, in realtà è quello che proprio pensiamo, che intendiamo per patrimonio dal carciofo di Tarquinia straordinario, dal grano di Tarquinia importantissimo nella storia dell'intera Italia, diciamo così, per millenni, fino alle donne. Ecco, patrimonio per noi è tutto questo. Infine, la fondazione vuole essere un esempio di rapporto virtuoso, come si è detto già, io insisto, tra pubblico e privato. In questo ambito, e partendo dal presupposto che nelle azioni di valorizzazione, che sono quelle che noi ci proponiamo, occorre privilegiare la cura e il potenziamento dell'esistente, soprattutto quando l'esistente coincide con delle straordinarie eccellenze, in questo ambito, dicevo, noi abbiamo privilegiato un'efficace e costruttiva interazione con il museo, ovvero con questo luogo eccezionale, di eccezionale valore e di eccezionale bellezza. Dobbiamo imparare a guardare quanto sono belle alcune cose che vivono intorno a noi e dentro le quali noi viviamo. La bellezza di questo luogo, lo osservavo stamattina, è evidente anche adesso che tutta la loro incontrece, tutta incartata, tuttavia è un luogo bello, veramente bello. Allora, questo luogo che però, come molti degli istituti preposti alla conservazione e alla valorizzazione, ha bisogno in questi tempi di essere attivamente sostenuto. In questa direzione si sono mosse molte delle nostre iniziative, che non ripeterò perché le hanno citate la sovrintendente e l'avvocato Capitani. Ora è arrivata la sala, che è arrivato il momento della sala di Quartetti Cavalli. Dei Cavalli Cavalli, scusate, faccio un gioco tra i quartetti di cui siamo molto fieri, i cavalli di cui siamo ancora più. Dal 2001, ovvero da quando l'ateliere fu spostato nel Salone delle Arti al piano superiore per un'esposizione temporanea che sarebbe dovuta terminare alla fine dello stesso anno, questo straordinario manufatto è stato, sarebbe giusto dire forse questa straordinaria opera d'arte, aspettava di essere collocata nella sala dell'architetto Franco Minissi nel suo raffinato allestimento, quale dobbiamo ancora oggi, del museo, e aveva riservato con l'intento di evidenziare, come già è stato detto da Silvia, che la sua sovrintendente, sia il fascino sia la felicità. Non ci sono altri cavalli adatti e fruschi in giro per il mondo, diciamo così. Nel 2014, quindi 13 anni dopo, per iniziativa della sovrintendente, Alfonsina Rosso Tagliente, della direttrice del museo, è stata presa la decisione di ricollocare i cavalli adatti nella sala ad essi originariamente destinata. I lavori sono stati avviati con il contributo della Fondazione. Dopo 14 anni, ovviamente la sala aveva bisogno, la sala si era poi la breve, sicché aveva bisogno di un serio restauro, e sia alla sala stessa sia agli impianti, e questa è stata proprio la prima parte del lavoro, quella di sistemare la sala. Dopodiché c'è stato un lavoro di ricollocazione dei cavalli alati, anch'essa ha richiesto un intervento dedicato, la messa in sicurezza della lastra, il trasporto della lastra, il riposizionamento della lastra, che sono tutte operazioni molto molto complesse che la dottoressa Scapatici poi ci spiegherà rapidamente nella sala numero 4. Sicché, volevo dirvi, non si è trattato soltanto di spostare i cavalli da un piano all'altro. Già solo questa operazione sarebbe stata complicatissima. Si tratta, come lo sapete, di un'opera in 100 frammenti che quindi ha una delicatezza straordinaria. Ma si è trattato di un intervento dedicato, attento e misurato per sia la città e i suoi cittadini e ai suoi sempre numerosi ospiti, per fortuna, nel migliore, la possibilità di godere pienamente e nel migliore dei modi di un bene straordinario.
Prima di tutto al nome personale della Fondazione e al Ministro che ci ha gratificati con la sua presenza, alle ragioni di casa che ci hanno offerto l'opportunità di raggiungere insieme questo risultato che molto ci orgoglisce, a lei che il suo contributo è stato determinante, a tutte le ditte e aziende che ho citato. Vorrei solo aggiungere Skylab che ha preparato per noi un bell'album che non ho citato prima, un bell'album fotografico, a tutto il personale del museo per la disponibilità e per la collaborazione. Abbiamo in questo museo un personale di cui possiamo essere orgogliosi. Un ringraziamento particolare all'architetto Cantara per la sua straordinaria, non lo vedo, ha una straordinaria capacità di risolvere i problemi che io ammiro e per la quale devo ringraziarlo sempre. E infine devo ringraziare con affetto e con gratitudine quei soci fondatori che con grande generosità hanno dedicato a questo lavoro tempo e competenze. In particolare l'architetto Prodi nel suo studio, la dottoressa Maneschi, che ora è anche delegata a fare dell'archeologia, che questo molto ci orgoglisce, ed infine l'ingegner Sandro Fonticello. A tutti un sincero ringraziamento. Grazie Presidente. La parola adesso al responsabile di generazione di energia elettrica d'Italia, l'ingegner Giuseppe Molina. Prego. Allora, io sono veramente contento di essere qua oggi a festeggiare con voi l'inaugurazione di questa nuova locazione del Cavallo della Cittadina. È una cosa veramente emozionante, anche perché ho avuto il piacere di visitare questo museo assieme alla professoressa Grassi, all'ingegner Ponticello, che era responsabile del museo stesso un anno fa, quando il lavoro ancora doveva essere fatto, il museo deve essere realizzato, è una cosa che cambia la sua. Quindi io mi porto semplicemente in maniera che oggi rappresento, il metro fatto comune con la regione del Ministro, il Presidente, il Sindaco, la professoressa Grassi, che ha avuto l'idea della capacità realizzativa della tesi della storia, opera nella quale naturalmente si riconosce dall'impegno che da sempre cerca di confondere la dove è presente sul territorio. A Tarquinia, nella città di Tunisia, e un po' in tutta Italia, dove facciamo attività di supporto ai beni culturali e storici quando c'è possibile, da interventi di illuminazione pubblica piuttosto che interventi di sostegno a musei o a iniziative particolari o a strutture di primaria importanza nazionale come la Scala di Milano e come la Scala di Firenze. Quindi questa è un po' la politica dell'azienda e quindi la città delle chiese non è presente solo con degli stabilimenti industriali ma anche con una presenza che cerca di valorizzare tutto quello che c'è sul territorio e che cerca quindi di essere vicina alla comunità tutte le volte che c'è possibile. Penso che questo sia quindi stato un grande successo in cui tutto quanto è stato reso possibile dal convegno di tutti i presenti e speriamo quindi di poter proseguire su questa strada. Grazie a tutti. A questo punto la scheda di intervento prevede il saluto dell'onorevole Giuseppe Pieroni, che io ringrazio personalmente, mi sia consentito perché l'onorevole Giuseppe Pieroni, sempre vicino alla nostra città e quando abbiamo necessità di coinvolgerlo non manca mai di dare il suo apporto, quindi ci onora tra l'altro della sua amicizia personale che in particolar modo per questo evento si è particolarmente impegnato, per cui un ringraziamento anche a titolo personale, se me lo consente Giuseppe, grazie veramente per tutto quello che sei. Lascio la parola al collega Giuseppe Pieroni, grazie. Grazie a voi, ministro della natura di Prepo, che è un pezzo. Io vorrei dare solo un ringraziamento agli organizzatori, al sindaco, alla fondazione, ma in modo particolare al ministro Franceschini, che ha esordito il mandato dall'inizio con una discussione che quando era organizzato il Ministero spariva le proprie meridionali e quindi questo è stato oggetto di un dibattito vivace. E devo dire però che
l'impegno che allora si era preso di far sì che nell'unica sovrintendenza archeologica dell'Etruria meridionale, l'Etruria e gli Etruschi mantenessero una posizione centrale e una posizione di attenzione, è un lavoro che ha costantemente fatto, riavviando una serie di iniziative e anche una menzione di studi non indifferenti. Credo che dobbiamo a lui un'esperienza che io reputo dalle prime conosciute poi in Italia, in collaborazione da 25 comuni dell'Etruria meridionale, della parte più omogenea di Etruria meridionale, che coprono Lazio, Umbria e Toscana, che ci ha consentito di essere presenti in una serie di mostre in occasione dell'Expo, che ci consentirà di essere presente all'Expo del 29 e 30 luglio in occasione di una presentazione di un lavoro che i comuni hanno fatto e di un promo che ci pone al centro di tante cose che ci abbiamo affidato per difficoltà di mezzi alla conservazione tutta la terra che con le nostre capacità di farne fruire, ma che abbiamo l'opportunità di trasformarlo per questo nostro territorio, il territorio delle tre regioni, omogenee in quell'oro dei rusti che possa creare per un punto di crescita e di sviluppo oltre di studio e di approfondimento. Devo dire che il ministro Franceschini ha messo a questo una attenzione e un sostegno costante, per questo devo dire il nostro ringraziamento per quello che ha fatto e soprattutto per quello che farà. Posso lasciare la parola? Sapete che c'è il dibattito del corso di ticket a Venezia,
i giornali di Firenze sono in questo ultimi due mesi, l'onda di Expo, attraversato un dibattito che il pezzo del centro di Firenze non riesce più a reggere l'urto di troppi turisti. Dobbiamo uscire da questo paradosso, problemi di sovraffollamento da una parte e pezzi straordinari di patrimonio culturale, di paesaggio, di borghi, di città d'arte che non hanno il turismo che meriterebbero, pur essendo collocati in posizioni straordinarie. L'Etruria meridionale da questo punto di vista è davvero una cosa di questo. I Cinerone, tra la porta di Civitavecchia e l'aeroporto di Fiumicino, collegata, con i progetti che ci sono sotto il punto di vista del Rio, collegata ancora meglio, speriamo in un tempo breve, davvero ci sono delle potenzialità straordinarie e c'è un patrimonio straordinario da vedere. Il museo di Tarquini ha dei numeri importanti, ma è evidente che sono numeri che possono crescere e moltiplicarsi. Quindi davvero, insomma, questo Tarquinia e in generale il Tarquinia Mediale sono la prova di come questa strategia può funzionare. Sono riusciti i sindaci a fare il sistema anche nel rapporto con Expo, è un'altra cosa importante, e in questa linea, russo, noi stiamo lavorando in rispetto ad un principio che deve rompere qualche frustrazione e qualche resistenza, ma poi io senza esitazione romperò. Non possiamo avere noi, che è un'altra delle contraddizioni, grandi musei con i depositi pieni e l'impossibilità anche in prospettiva di esporre quei pezzi per ragioni di spazio. Io so perfettamente che tutti i grandi musei del mondo devono avere i depositi, non è che tutte le opere sono esposte, perché si fa ricerca, si fa studio, si fa documentazione, si fa restauro, però davvero quando ci sono le possibilità che dei pezzi importanti che nel museo in cui sono non hanno la valorizzazione che possono avere, ma che invece possono averla in un altro luogo, questa operazione va fatta. Per questo stiamo lavorando sul ritorno della bellissima data del Dio Mitra, recuperata dai nostri carabinieri del patrimonio, come se ne passava, come subito per dire, tornerà lì. In passato capitava che il recupero di una grande opera rubata, trafugata, andasse a finire, siccome il recupero porta notorietà, andasse a finire in un grande museo che è già tante cose, come ho detto, deve essere. Viene da Tarquinia e deve curare qui. Stiamo facendo un ragionamento simile sul cratere di Ofronio a Cerveteri, stiamo facendo un ragionamento simile a Sutri, pur non essendo il museo dello Stato, ma essendo del comune, ma importa molto poco perché è la proprietà del museo. Insomma, dobbiamo davvero fare queste due operazioni insieme, far tornare il patrimonio dove proviene, valorizzare l'Italia nei borghi, delle città d'arte, dei piccoli musei, questa è la nostra forza formidabile e questo territorio è la prova davvero che investendo su questo si possa fare un grande lavoro d'ufficio, da rispettare il dovere costituzionale di tutelare il patrimonio, di promuovere la cultura e contemporaneamente dare un grande contributo attraverso il turismo culturale intelligente alla crescita economica di interi pezzi del territorio. Grazie. Grazie Ministro, io so che c'è il sindaco che è a nome della città. Ha voluto mangiare. È una testa però. Il ministro. Falso. Vieni a tutta la nostra città, del nostro territorio.
anzi, mi approfitto già, cioè, siamo qui, per interrogare, quindi ci spostiamo nella sala di Valle Verde, dove la dottoressa Scappatici, tra l'altro, ci sarà il progetto di stazione dell'opera e del nuovo investimento. Quindi ci accogliamo nella sala di Valle Verde. Ed ora l'inaugurazione della sala. Il gruppo fittile dei cavalli alati fu recuperato nel 1938 dall'archeologo Pietro Romanelli in circa 100 frammenti che furono affidati al restauro di Augusto Falessi, il quale lo ricompose, consentendone l'esposizione a soli 6 mesi dal ritrovamento. Alla fine degli anni 60, nel nuovo allestimento del museo archeologico curato dall'architetto Franco Minissi, all'opera fu dedicata una sala che ne metteva in luce l'unicità e il fascino. Nel 2001, in occasione della mostra intitolata Tarquinia Etrusca, una nuova storia, l'altorilievo fu spostato nel Salone delle Armi, proprio quello dove si è svolto l'incontro con il ministro Franceschini e gli altri ospiti. Una collocazione temporanea che sarebbe dovuta terminare alla fine dello stesso anno, ma che poi, di proroga in proroga, è finita con il durare fino ad oggi. Nel frattempo, nel 2004, la scultura è stata sottoposta ad un nuovo ed accurato restauro da parte di Ingrid Reindel e nel 2006 ha fatto parte di un'esposizione temporanea al Museo di Villa Giulia a Roma in occasione della Notte Bianca che registrò, proprio grazie alla sua presenza, un enorme successo di pubblico. Del 2014 è infine la decisione di risistemare i cavalli alati nella sala che tra poco vedremo nelle immagini ad essi originariamente destinata per ridare all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia anche sul piano espositivo tutta la rilevanza ed importanza adeguata per un'opera unica al mondo. Questo prospetto di quello che dovrebbe essere e appunto
solita rispetto a quella famosa delle fotografie, sempre, che è quella della foto nel prospetto del Cesio. Se voi vi mettete di qua, cioè dal modo visuale delle teste,